Cosa? Quanto ci metterà? Ma non molto. Non è lunghissima e poi le funivie sono veloci. Quando inizia a girare. Scatole di quelli invece, quelli più grandi, sempre Leibniz. Buoni questi. No, mi capita. Sì. Oddio. Sostegno della funivia fa questo effetto. Quelli? Che fanno? Sai che non lo so. Boh. Quindi vediamo anche quell'altra. L'altra la incrociamo a metà, sì. Perché la traente è una sola. La malga costa dovrebbe essere quella cosa là. La malga costa, quella dove Giulio ha fatto la gaffe con la cameriera. La bronza che ci sono le portanti in mezzo. Là. Spegno. Esatto. Che secondo me adesso, prima di questo sostegno, la vediamo spuntare. Eccola, infatti. No. Infatti sono tutti soli. Adesso facciamo così, appena questa riparte per tornare sopra, entriamo immediatamente, così pigliamo i primi posti e riusciamo a dare giù, non c'è nessuno, è vuota. In che senso? Ciao. Vorrei dirgli che poi si possono rivedere, ma come faccio a dirglielo? Questo...
Basta, che pendenza. Madonna. Fa un po' quell'effetto tipo autosplash. Tipo sì, è una montagna russa. Un po' di pubblicità ai mini Leibniz. E poi anche un like. Sono drogosi. Meno male che costano un botto, perché sennò io a colazione farei la strage. Non ci credo che costano un botto, sono piccoli. Ecco, è che questa linea qui... Madonna, mi sono tappate le orecchie. Perché stiamo scendendo abbastanza velocemente. E che questa linea qui, così, con così tante variazioni di pendenza, non sarebbe adatta a un impianto trifune, sarebbe adatta a una cabinovia monofune. Il problema è che poi le cabinovie a moto continuo bisogna farle girare per tutto il giorno, invece questa, se non c'è nessuno, puoi fermarla. Scusa, ma quanto... come fanno a mettere una roba così grande su sta pendenza? Beh, quello non è un problema. Non chiedo perché. Pensa, se avessimo gli sci in mano non ci saremmo potuti mangiare i biscotti, perché con che mano li mangiavamo? Frego un bel genere e mi mangio anche questo. Siamo quasi arrivati. Oh, ecco, mi sono scappati. Ma ancora no. Qui siamo a San Cipriano di Tires. Ma non mi ricordo, ma ha detto una cosa strana. Perché devi chiederlo a lui, che non mi ricordo. Era con Alessandro Pazzi. A quello marchigiano? Sì. Perché qua è solo una? No. No, sono sempre due. Sono scemo io, sì. Sì, c'è la pedana mobile. Da dove si aprono le porte? Penso da di qua. Non è detto. Vediamo. Da che lato ci apriranno? Destra, infatti. Sì. Tanto non abbiamo scelta. No, nessuno. Io esco che faccio il video alla cabina quando parte e lo faccio vedere. Cosa? Sì. Grazie. Questi? Ah, perfetto. Va bene.
Ah, ma non ce la faccio mica riprendere qua, pure se le compro, ok, allora nulla.